E oggi è il giorno fatidico della partenza delle saldi, liquidazioni, promozioni, ma più che altro saldi legali di Arezzo. Siamo in uno dei negozi più prestigiosi di Arezzo, nel centro, vicino a Piazza San Francesco. Si tratta di Via Piana, gestito dalla famiglia Valentini, giusto? Esatto. La gente comincia a venire, non c'è ressa però, diciamo. La ressa non c'è, però diciamo che rispetto a qualche giorno fa un po' di più movimento si vede. Le vendite di Natale non sono andate bene? No, Natale è andato benino, devo dire, qui discretamente. È il dopo Natale che fisiologicamente comunque si è un pochettino adagiato, adesso sta riprendendo. Allora, diamo le istruzioni per l'uso per coloro che ci seguono. Questo per esempio è un capo in liquidazione, vedete, ci vuole... Prezzo vecchio 159 euro, prezzo nuovo 79,50 per uno sconto reale del 50%. E infatti, se togliamo il cartellino, ora faccio il finanziere, vedete, ecco qui Rita, il vecchio prezzo era 159. Ovviamente voi siete un franchising, quindi non avete questi problemi, ma c'è qualcuno che può fare il furbetto, giusto? Uno si aumenta i prezzi, no? Si augura sempre di no, però nel passato è successo, come l'esperienza ci insegna. Ovviamente voi prendete la carta di credito come pagamento, accettiamo tutto, e cambiate la merce nel caso che sia... Questo è un servizio che è doveroso ovviamente fare, bisogna conservare lo scontrino, quello sì, è fondamentale per il cambio. Io vi auguro un buon saldo, giusto? Fino grazie a quando mille. Dureranno? C'è una scadenza oppure è a sfondamazzo, come si dice? Se non erro, la prima settimana di marzo dovrebbe essere. Voi non ci arrivate mai perché finite sempre. Noi finiamo prima. Tutto prima, a metà febbraio non c'è più niente. Buon lavoro. Grazie e mille. Salute a papà Valentini, che è un grande cacciatore. È vero. Posso andare via? Questa signora è la signora Peloni ed è la mamma di Otello, che è il creatore del cristallo, cioè l'unico, scusa, la figlia, è un lapsus freudiano, siccome l'unico vero e autentico bar cristallo che è esistito è stato quello del suo babbo, poi purtroppo è scomparso il suo babbo, è scomparso anche il bar cristallo. Mi fai litigare. Perché? No, perché sono esistite poi delle imitazioni gestite da migranti, ma queste sono altre storie. Io accanto a me, oltre che una coppia simpaticissima, una coppia titolare del negozio di calzature indubbiamente più bello di Arezzo, ma penso tra le eccellenze della Toscana. Ed grazie, oggi cominciano le liquidazioni. Oggi cominciano i saldi. E di una stagione che tutto sommato a noi non è andata male, a parte nel reparto uomo dove effettivamente qualche defiance l'abbiamo sentita, ma per esempio nel reparto junior abbiamo fatto di più, nella donna più o meno siamo stati stazionari come stagione e ora si spera che con i saldi, specialmente nel reparto uomo, di poter dare un impulso. Non ci sono i pieni come una volta, ma ci sono anche pochi soldi come non mai, è vero? Forse sì, ma si cerca qualcosa che faccia la differenza nel comprare. Certo, no? Indubbiamente. Acquista sempre un qualcosa che dà un'emozione, noi cerchiamo di comprare qualcosa che dà un'emozione, come te dai un'emozione. Che donna meravigliosa, io. Anzi, se per... signora, lei che ha una cliente, che una bella cliente. Ma io sono amica della Gigliola, anche il suo babbo, ho capito, ma chiedo. Ma lei è una cliente abituale o è venuta perché ci sono le liquidazioni? Abituale, lo sa lui da quando c'era il corso Italia. Non è che deve dire giuro giurello, ci credo. Comunque se c'è qualche sconto si compra più volentieri. Certo. Ha trovato quello che le... Sì, l'avevo già individuato. Faccia la faccia emozionata guardando la telecamera. La signora è emozionata. Grazie di queste emozioni alla famiglia Peloni e buon lavoro a Sabò. Venga signorina, venghino signori, venghino, vedete che traffico che c'è anche da Anna Maria Polci, una donna elegantissima, grazie. Spacciatrice di eleganza. Allora, con i suoi collaboratori è tutta in fibrillazione perché oggi sono iniziate le liquidazioni, no? Sì, noi siamo abbastanza in fibrillazione, cosa che non mi pare lo sia la gente, perché è piuttosto calma e pacata nello spendere, però questi sono i tempi e la giornata è iniziata da poco, vediamo un po'.
Allora, io ho visto una ressa, non l'ho vista da nessuna parte. Da nessuno, no, infatti. Un minimo di affollamento c'è nei negozi dove la roba costa pochissimo. Esatto, esatto. E probabilmente invece la massa va dove vede i prezzi bassi bassi. È anche giusto. Ci sono delle cose che non sono in liquidazione? Sì, il reparto cerimonia, in particolare da uomo, e poi alcuni articoli dove facciamo dei ribassi un po' limitati, però in generale... Per esempio borsalino? Ecco, borsalino è uno degli articoli in cui non facciamo sconto. Capito? E c'è un perché? Perché siete tra i pochi in Italia a avere, in Toscana. Ad avere io credo che neanche più a Firenze questo prodotto Porcellino ci sia borsalino. Non lo so, però forse no, è vero. Ma è un prodotto, e poi è un prodotto che rimane nel tempo, per cui insomma non si può squalificare. Allora, senti Anna Maria Polci, noi ci risentiremo per le tendenze della moda, sì, primavera, estate. Intanto però sembra che questi capi autunno-inverno per, ancora per un po' di tempo si possano mettere, no? Io mi auguro che ci sia anche il tempo, che ci dia ragione, che venga ancora più freddo e che possiamo liberare gli scaffali per far posto alle cose più colorate, più leggere. In ogni caso, da Anna Maria Polci trovate sempre le cose trend, tipo me. Cose che tirano. Ti auguro un buon lavoro. Grazie. E a voi un buon acquisto, ricordandovi delle regole fondamentali, che diffidate dei negozi che magari avevano gli scaffali vuoti prima di Natale, certo, e dopo le liquidazioni sono piene. Diffidate di persone che non conoscete, guardate bene che nel prezzo del cartellino ci sia prezzo vecchio, percentuale di sconto e prezzo nuovo. E prezzo nuovo, e vedrete che quando avete a che fare con dei professionisti come la signora, dove tutto è trasparente, le fregature non si prendono. Grazie.